Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo con Cristina Calvagno. Allora, a questo punto noi parliamo di disegnazione, disegno, però hai fatto e disegnato tanti fumetti. Qual è che in questo caso ti è rimasto un pochettino più nel cuore? Allora, in realtà sono sul mercato da non troppo tempo, da quasi un annetto, come illustratore. Infatti questi sono libri game e romanzi. Anche all'interno sono accompagnati da illustrazioni che ti fanno vedere sia i personaggi che magari alcune parti dell'oggettistica del libro. Però devo dire che l'ultimo lavoro mi è piaciuto particolarmente, perché anche lavorare con lo scrittore è stato molto piacevole, e di solito, come diceva anche il mio collega, la difficoltà è trovare quella sintonia tra il disegnatore e quello che in effetti scrive la storia, no? Perché magari lui se lo immagina in un modo e tu devi essere bravo ad interpretarlo. E devo dire che con Azzammarchio mi sono trovata molto bene, lui è stato abbastanza chiaro, poi mi ha lasciato molto libera e sono riuscita comunque ad entrare con lui molto in sintonia su questo dark fantasy, che poi è un bel libro game. Qual è stata, a questo punto, tu hai detto appunto la sintonia, ma qual è stata la tua sensazione emozionale quando effettivamente lui ti ha guardato, ha visto il disegno e ha detto me lo immaginavo così? Sei riuscita a quel punto, in quel caso, cosa hai pensato? Che sono brava! Cioè, nel senso, sono una persona molto sensibile, mi piace il lavoro che faccio, ed è uno dei compiti che volevo assolvere era proprio quello di riuscire a capire bene lo scrittore o comunque chi scrive la storia che sta davanti a me. Quindi mi sentivo soddisfatta, perché significava che quello che avevo fatto l'avevo fatto bene e non ero caduta, diciamo, un po' nell'idea che, siccome io sono il disegnatore, posso anche cambiare l'idea di base dello scrittore, dicendo ok, mi prendo questa licenza creativa e stravolgo tutto. No, mi è piaciuto comunque reinterpretarlo, ma sempre seguendo l'idea di fondo dello scrittore, che è importante, no? E quindi, no, questo, cioè, in generale. E abbiamo visto che comunque lavori sia in bianco e nero con il colore. E quando preferisci utilizzare il colore, secondo te è più bello utilizzare il bianco e nero? Allora, in realtà io di solito, cioè, nascevo come un illustratore a colori, e gli interni dei libri purtroppo sono in bianco e nero, e anche per una questione economica, se no avrebbero un prezzo spropositato. Quindi mi sono un po' adattata, ho provato svariati stili e devo dire che mi sono trovata bene. Tra l'altro, di solito mi propongono fantasy o dark fantasy o qualcosa di horror, quindi il tratteggio, l'idea comunque che il bianco e nero dà la sensazione quasi più della matita, nonostante spesso sia lavorato in digitale, è stato piacevole, e quindi sono riuscita a lavorarlo tranquillamente. E a questo punto sei predisposta e ci hai pensato di fare una tua opera o un tuo progetto che poi possa arrivare a essere pubblicato? In realtà sì, e tra l'altro l'avevo in mente da un paio d'anni. L'editore mi ha dato l'ok e probabilmente l'anno prossimo, che andiamo in Francia, è una notizia che abbiamo avuto da poco, una bella notizia, esporrò un mio prodotto originale, che sarà una graphic novel ambientata in un posto un po' particolare che ho creato io. Quindi, a questo punto, come tutti gli altri, ci fai saluti e soprattutto dove poterti raggiungere? Non ti ho sentito. Raggiungere, inteso come indirizzi, per poterti conoscere meglio. Allora, io sui social sono Sieppedro, quindi mi potete trovare lì. E inoltre tutti i prodotti, come ha detto il mio collega, li potete trovare sia sullo store della Torre Edizioni, su Amazon, su eBay. E inoltre siamo distribuiti da Star Shop Edizioni in maniera esclusiva, e quindi potete trovarli in tutte le loro fumetterie. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.